Non sbaglio. Vamos, partenza regolare per questa prima batteria, quarti, allieve, femmine. Andiamo verso la parte finale, quindi andiamo verso il rettilineo finale con atlete molto vicine. Ricordo, i primi due posti passano e sicuramente l'atleta 294 passerò Sara. Partenza regolare per questa seconda batteria. Ricordo, qui non conta il tempo, conta la posizione, primo e seconda passano in semifinale. Andiamo, ultime due curve, ultime 100 metri. Vicine, io non dico perché non sono sicuro. Partenza regolare questa terza batteria, gli quarti di finale allieve femmine. Come giustamente mi fanno notare dalla tribuna, in realtà la posizione determina se passano o no il turno. Quello che è importante è comunque i tempi per la classifica finale, perché la classifica finale oggi dichiara chi va e chi non va agli italiani. Quindi chiaramente è importante passare il turno, ma è altrettanto importante lottare contro il tempo. Vai Sara! Dai! E andiamo, ultimi 30 metri, due atlete, vicinissime. Chiude direi l'atleta 246, Ferri Sara. Ok, partenza regolare per questa quarta batteria. E andiamo verso la conclusione di questa quarta batteria, atlete che prendono adesso l'ultima curva e verso il rettilineo finale. Due, le posizioni sono abbastanza cristallizzate. Chiude in prima posizione Bailo Asia, che passa in semifinale.